carta di metallo gratis, possibilità di ottenere un cashback fino al 25% sugli acquisti effettuati in stock tokens. Vi ricordate le azioni tokenizzate, quelle listate su Binance e su FTX? Proprio loro. Inoltre, conto corrente con fino a 15 IBAN dedicati tedesco, con la protezione del capitale, quindi fino a 100.000 euro, e infine la possibilità di comprare e vendere varie cripto. Questa è una brevissima presentazione di Vivid, che è un nuovo servizio di e-money, di conti correnti elettronici, che ultimamente stanno proliferando tanto. Lo trovo davvero smart e davvero interessante, e quindi oggi ve ne parlo un po'. Seguitemi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come ben saprete, io sono un fan, anzi ho una fissazione forse, per tutte quelle carte e quei conti online che permettono di spendere e ottenere un cashback in cripto, oppure spendere direttamente le cripto e utilizzarle per ottenere varie tipologie di servizi. Questo servizio di cui vi parlo oggi non è esattamente criptocentrico, ecco, ovvero non è costruito intorno alle cripto, però permette di ottenere alcuni servizi interessanti anche legati alle cripto, tra cui appunto anche gli stock tokens di cui parliamo tra poco, e inoltre su di me ha avuto un certo effetto wow. Me l'ha presentato uno di voi su Telegram quando ho fatto l'ultima recensione sulla carta di crypto.com. Ci ho dato un'occhiata, mi ha colpito, allora ho detto vabbè, io provo a fare questa recensione e spero che sia anche di vostro gradimento e di vostro interesse. Vivid è un servizio offerto in partnership con Solaris Bank, che è una banca tedesca molto innovativa che si propone come banking as a service, che vuol dire che fa da infrastruttura per quelle aziende fintech che vogliono poter offrire dei servizi anche di tipo bancario senza ottenere tutte quelle licenze e passare attraverso tutta quella burocrazia necessaria. Per questo motivo Solaris Bank è integrata con le principali aziende fintech europee che offrono servizi di denaro elettronico, criptovalute, stocks tokenizzate, eccetera eccetera. Le stesse stocks tokenizzate sono invece offerte da CM Equity, che è quel fondo tedesco di cui avrete già sentito parlare negli altri miei video, perché è esattamente lo stesso provider che offre il servizio anche a Binance e a FTX. All'interno di Vivid Money le stock tokens sono integrate sotto forma di possibilità di investimento diretto in esse, quindi si può comprare e vendere azioni a partire da un centesimo. Questo è il bello delle stock tokens, approfondiremo tra poco, e inoltre il cashback ottenuto sulle spese è dato direttamente in stock tokens, quindi è una cosa carina per chi ad esempio vuole fare un piccolo piano d'accumulo su qualche azione, ce ne sono veramente tante, oppure andare ad alimentare ulteriormente il piano d'accumulo che già fa con il cashback direttamente dalle spese. Andiamo per step e vediamo innanzitutto come si presenta questa app. È un'app mobile, quindi va innanzitutto scaricata. Io vi lascio il mio referral link in descrizione. Se lo utilizzate potete ottenere fino a 100 euro di bonus se andate ad aprire il conto entro il 14 di giugno. Aspettate che vi trovo qui le condizioni, e fate un investimento di almeno 100 euro in stock tokens. Vi viene dato un valore a caso tra 0 e 100 euro in una stock token a caso. Vabbè, è un bonus così di benvenuto, ma al di là del bonus di benvenuto, che non dovrebbe essere quella cosa che vi spinge a utilizzare l'app, deve interessarvi l'app, vi spiego esattamente come funziona. Allora, la prima cosa che vi fa fare ovviamente è il KYC, che si sbriga in pochi minuti. Dopodiché ci permette di ordinare la carta, si può scegliere tra quella virtuale o quella fisica di metallo, che è gratuita e rimarrà sempre gratuita, e viene spedita immediatamente, arriva nel giro di pochi giorni. Subito dopo la verifica dell'identità si ha accesso al proprio IBAN, al proprio conto. Come vedete la valuta ovviamente è l'euro, e se io vado a fare aggiungi denaro tramite bonifico bancario mi fa vedere un IBAN tedesco a mio nome, ok? Appoggiato ovviamente a Solaris Bank, compatibile con il circuito SEPA, con gli addebiti diretti e tutto quanto.
Una volta che ho impostato la mia app, l'ho inizializzata, posso andare ad attivare i vari cosiddetti pocket. Ogni pocket è come se fosse un portafoglio dedicato a uno specifico scopo. Quindi noi di default abbiamo il pocket principale, che è il nostro conto, al quale poi si può collegare la carta. Abbiamo il pocket investimento, che vi ricordo va selezionato e poi bisogna andare ad attivarlo accettando nei termini e le condizioni. C'è anche un brevissimo quiz, giusto per capire che sappiamo più o meno quello che stiamo facendo, che abbiamo una conoscenza del mercato azionario, e lo stesso per il pocket crypto, c'è da cliccarci sopra, da attivarlo e da rispondere a un breve quiz che sicuramente tutti voi sarete super skillati e saprete passarlo al primo tentativo. Tutti questi pocket sono completamente gratuiti, non ci sono commissioni di gestione, costi nascosti e cose strane, quindi vi consiglio come prima cosa di aprire tutti questi pocket. Il flusso poi di cassa è dal vostro conto corrente bancario tradizionale al pocket principale. Ovviamente voi potete anche, vi ricordo, decidere di creare una nuova pocket, che può essere un conto dedicato, non lo so, a delle vostre spese se volete fare del budgeting, oppure un conto condiviso con altre persone, cosa carina perché se c'è da organizzare un viaggio, se c'è da organizzare una festa, una qualsiasi cosa, si può creare un pocket condiviso, appunto, avrà il suo IBAN dedicato, si potrà inviare denaro e così via, sarà una sorta di conto condiviso. Anche se io vado a creare un nuovo pocket mio, come io ho fatto qua sotto con test, viene creato un nuovo IBAN dedicato esattamente a quel pocket e posso scegliere poi di associare la carta a un pocket piuttosto che all'altro. Una volta che ho depositato all'interno di uno dei pocket cash, chiamiamoli, posso fare uno spostamento di denaro dal pocket cash al pocket investimento oppure al pocket crypto, e in questo modo posso andare a fare acquisti di stock tokens oppure di crypto. Allora, riguardo agli acquisti di crypto, io vi dico già, vi faccio già questo disclaimer perché è giusto farlo: questo non è un wallet crypto, quindi non è una crypto.com, non è una Binance Card, è un servizio completamente diverso, è più simile a Revolut se vogliamo, perché abbiamo lato positivo tante cripto su cui investire, c'è Kusama, Yearn, Bancor, FTT, cioè ci sono cripto che non sono soltanto le solite Bitcoin, Ethereum e magari altre due o tre, ma ce ne sono veramente veramente tante. Però non le si sposta da qua, ok? Ripeto, non è un wallet, le si può acquistare e vendere, non c'è una commissione di acquisto a vendita, ma c'è uno spread, attenzione, guardate, prezzo di acquisto e di vendita differiscono circa tra l'1 e 1,5%, ha visto, quindi considerate quella più o meno come commissione tra acquisto e vendita, e poi le si detiene esattamente qua sull'app, quindi è un modo per esporsi a una particolare cripto dall'app. L'esposizione ha un sottostante, perché anche questo è offerto da CM Equity, che di fatto detiene le cripto, quindi non è un prodotto sintetico se lo vogliamo vedere così, però non si spostano da qui, è un po' simile a PayPal, anzi PayPal adesso permetterà di essere usato come wallet, quindi è più simile forse a Revolut. Per quanto riguarda invece le stock tokens, esse sono delle versioni tokenizzate per l'appunto di azioni. Qual è la loro particolarità? Allora, immaginatevi un'azione che può costare, non lo so, un'azione Apple, adesso sto vedendo $125, anziché essere necessario acquistarne almeno una, come tipicamente accade nell'investire in azioni, se io prendo un'azione, la divido in tanti token, che sono di fatto delle cripto, e permetto a un acquirente, a un utente, di acquistare anche una parte di quei token lì che corrispondono a una quota dell'azione, allora questo utente non sarà obbligato ad acquistarla interamente, abbassandone quindi la barriera di ingresso. Questa è la grossa comodità delle stock token, che abbiamo appunto già visto anche su Binance e su FTX. È un fenomeno che si sta espandendo molto perché è veramente veramente comodo. Tra l'altro, il possesso di stock token dà comunque diritto a eventuali dividendi e permette
in questo caso di investire su mercati europei ma anche extraeuropei. C'è veramente un panorama di azioni molto molto vario su quest'app. Le commissioni per l'acquisto delle azioni anche in questo caso sono in parte un piccolo spread che c'è tra acquisto e vendita, come vedete è molto molto più basso delle cripto, che era circa l'1-1,5%, in questo caso è pressoché nullo. E sulle azioni extra europee c'è un tasso di cambio da euro a valuta estera dello 0,5%, quindi considerate queste due cose. Quando investite in cripto c'è principalmente lo spread, perché non c'è nessun'altra commissione, per le azioni extra europeo tasso di cambio e in più quel minimo spread tra acquisto e vendita, che però è quasi trascurabile sull'azionario. Anche in questo caso non è possibile trasferirle fuori dall'app e altrove, ecco, proprio perché è un servizio circoscritto. La cosa interessante, adesso veniamo proprio a quella, è la carta che ci permette, con facendo delle spese, di andare a ottenere questi stock token. Quindi non siamo obbligati a investirci direttamente, ad acquistarli direttamente, ma li possiamo ottenere anche tramite delle semplici spese. Quindi se io banalmente voglio avere un servizio che mi permette di fare un piccolo piano d'accumulo parallelo in stock token, che poi magari vendo e converto in cripto, insomma posso farci quello che voglio a costo zero e facendo soltanto delle spese, potrebbe essere, ecco, interessante. Al momento non conosco un servizio che offre un qualcosa del genere, soprattutto con questi cashback. La prima cosa da conoscere è la differenza tra il piano Prime, che è un piano premium a pagamento, e il piano gratuito. Allora andiamola a vedere. Il Prime, innanzitutto, quando voi fate l'account avete 3 mesi gratuiti di Prime, quindi potete già usufruirne a netta. Dopodiché costa 9,90 euro al mese, non vi viene addebitato subito ma lo dovrete poi autorizzare. Le differenze in realtà non sono tante tra il Prime e quello gratuito, è tranquillamente utilizzabile anche con piano gratuito, dipende dall'intensità con cui la utilizzate, perché il principale limite è che voi avete 20 euro di cashback al mese col piano gratuito e invece fino a 100 sul piano a pagamento con i cashback tra virgolette standard. Il cashback più goloso in realtà non è un cashback standard, è il cashback che si ottiene presentando un amico, e ve ne parlerò tra poco, e i limiti di quello non dipendono dal Prime o non Prime, ed è proprio per questo che secondo me non è così fondamentale. Ecco, ovvio, se uno ha intenzione di utilizzare in maniera molto intensiva questa carta e questo conto, per 9,90 euro al mese ne vale la pena, anche perché se uno utilizza bene i cashback recupera tranquillamente a occhi chiusi proprio il costo dell'abbonamento. Sulle crypto.com e così via di solito c'è da vincolare dei token, in questo caso si paga il canone. La differenza, ripeto, il cashback massimo, e inoltre ci sono dei cashback prime dedicati su dei marchi personalizzati dedicati al Prime, e poi fuori dall'Unione Europea ci sono dei cashback su bar e ristoranti del 3% e 1% su tutti gli altri acquisti, mentre di default c'è lo 0,1% su tutti gli acquisti, inclusi gli addebiti diretti, le bollette, qualsiasi cosa, però esclusivamente con il Prime. Poi l'altra differenza è sui prelievi gratuiti, che da 200 euro passano a 1000 euro al mese. Per il resto è tutto esattamente identico. Allora andiamo a vedere questi cashback, perché vale la pena fare maggior chiarezza. I cashback sono di 3 tipi, c'è quello standard su alcuni servizi, adesso vi faccio anche vedere, se qua andiamo su ricompense dall'app, eccoci. Allora abbiamo i cashback standard, questi Vivid Services, quindi abbiamo adesso Booking e Rental Cars, ma cambiano frequentemente. Se io ci clicco sopra vedo che con lo standard ho il 4%, con Prime il 10% di cashback, sempre in stock token. Poi abbiamo i cashback Prime,
che sono questi qua che vedete qui, anche questi sono a rotazione e alcuni sono molto interessanti, come ad esempio il 10% sul Fidenza Village, su tutti gli acquisti, fino a 100 euro al giorno, tra l'altro, non conteggiato con il limite Prime, come vedete. Quindi, se si va a vedere bene, i limiti spesso non sono così restringenti, perché ad esempio questo del Fidenza Village è a parte e quindi, volendo, già questo giustifica il piano Prime per 10 mesi se si va a fare un acquisto, uno shopping importante, se è il vostro anniversario, il compleanno della vostra ragazza o quello che è. Poi ci sono i principali servizi di streaming e di abbonamenti online, per i quali è sicuramente meglio la crypto.com perché li rimborsa del tutto. E poi ogni tanto, vedete, ci sono dei servizi a rotazione come quelli di gaming, eccetera eccetera eccetera. Quelli invece più interessanti sono il programma Champion, secondo me, che è a prescindere dal Prime o non Prime. Sostanzialmente, se voi andate nello stesso ristorante due volte, ok, e siete la persona che possiede Vivid e spende di più in quel ristorante, cosa secondo me estremamente probabile visto che non è un servizio conosciutissimo, allora ottenete il 10% di cashback per le due settimane successive. Così, vabbè, secondo me è carino. Questo però viene conteggiato all'interno ovviamente del limite. Invece, andando alle ricompense più golose, ci sono queste super offerte. Allora, per le super offerte occorre spammare un po' il referral, ovvero per ogni amico che voi invitate a utilizzare Vivid, voi sbloccate sia per voi che per lui le super offerte, per voi per 60 giorni con fino a 50 euro di cashback, per lui per 30 giorni, se ne invitate due sono 100 euro e 120 giorni e così via fino ad arrivare a 5 amici, che è il massimo che si può accumulare. Comunque anche questo è molto interessante, anche se la durata poi può essere limitata, perché c'è ad esempio il 10% sull'Esselunga, abbiamo il 10% su Conad, 11% su Lidl, vedete ce n'è veramente tante, 15% su Total, insomma. Se voi scorrete vedete che c'è tanta tanta roba interessante. All'inizio pensavo che fosse illimitato e quando l'ho visto ho detto beh, io faccio il Prime solo per questo. In realtà poi purtroppo per il momento, poi non so se le cose cambieranno, l'unico modo per usufruire di queste super offerte è spammare un po' il referral link. Inoltre, per spammando sempre il referral link si ottengono 10 euro in stock token per ogni amico invitato che fa un acquisto di almeno 20 euro, e poi dopo mi pare tre amici invitati vi dà un bonus ulteriore, non lo so, io nel dubbio il mio referral link ve lo lascio qui sotto e se vi interessa il servizio e lo utilizzate mi fa soltanto che piacere. Questo è un po' tutto, ok? Quindi tutti questi cashback, ognuno col suo limite, ognuno con le sue condizioni, si vanno poi ad accumulare nel nostro pocket ricompense in azioni, dove dobbiamo decidere quale azione vogliamo ottenere, possiamo anche cambiarla di volta in volta, e non lo so, mi è sembrato una cosa carina. Io vi chiedo scusa se sono andato un po' off topic dalle classiche tematiche legate strettamente alle cripto, però quando ho visto che bene o male ci sono dentro gli stock token, comunque si può andare a investire in cripto, è un servizio che io reputo utile e userò, ho detto ma lo condivido anche con loro. È un video tanto su 5 alla settimana che faccio, se non gli piace mi beccherò qualche insulto e alla peggio non lo farò più. Scherzi a parte, io vi chiedo cosa ne pensate di un servizio di questo tipo, l'avete già provato, ne conoscete di simili? Come al solito sono aperto a qualsiasi commento, anche non recensire più robe del genere, non c'entra niente, lascia perdere, oppure ci interessa, quando trovi un servizio smart che ti piace, condividilo anche con noi, che ci fa soltanto piacere. Io vi ringrazio comunque di avermi seguito, vi faccio un caro saluto e alla prossima!